Ciao amici, mi sono avanzate delle uova pasquali, eccoli qua, sono tutti avanzi, quindi c'è cioccolato al latte e fondente anche. Ho messo 150 grammi di cioccolato, 150 di panna. Adesso la panna la metto sul fornello e la porto ad ebollizione. Intanto mi spezzetto il cioccolato. In alcune ricette, quando il cioccolato è al latte, la panna ne va messa un pochino di meno. Io adesso ho fatto le dosi, ho guardato la ricetta di Rita Chef che mette 100 e 100, in questo caso io 150 e 150, quindi seguirò la sua ricetta. Come bolle la panna, la tolgo, questa è panna liquida, fresca, e ci metto dentro il cioccolato. E vado a sbattere con la frusta. Lo sciolgo per benino. La crema ganache può essere fatta, può restare liquida se ci serve per ricoprire una torta, oppure montarla, come farò io, perché mi serve una crema da riempire, per farcire un rotolo di pan di Spagna. Verso la crema dentro un contenitore che ho fatto raffreddare in frigo per qualche ora, così in modo che così mi si raffredda un pochino la crema. Vedete, adesso si presenta liquida. Io però adesso andrò a montarla con le fruste. La faccio prima raffreddare un pochino e inizio a montarla. Poi, mentre la monto, se serve, se vedete che non si monta bene, potete appoggiarla un attimo in frigo, eh? Ok, io qui ho fatto dei tagli naturalmente, ma ci vorrà del tempo, almeno 15 minuti. Vedete, sta già schiarendo e continuo con le fruste. Eccola qua. E questa è la crema ganache montata, vedete? Con questa si possono fare tantissime cose, anche quei bicchierini di semifreddi buonissimi con le fragole, magari potete sbizzarrirvi. Io ho preparato un pan di Spagna basso e ora lo farcisco e ci faccio un rotolo. Questo l'ho visto anche questa ricetta sul canale di Rita Chef Channel, poi vi metto il link in descrizione, mi sembra giusto, però poi rifarò il rotolo e penso di farci un video così potete seguirlo anche sul mio canale. Eccola qua, che buona. Ok, ora vi faccio vedere come l'uso che ne farò. L'ho coperta, vedete, con la pellicola, così non secca. Ed ecco qua, ho fatto il pan di Spagna basso e ci vado a mettere la mia crema ganache. Ok. La spalmo per benino, il pan di Spagna è ancora tiepido, così riesco ad arrotolarlo per benino. Calcolate che io sto a dieta, ma qui una fettina la devo assaggiare, eh. Poi naturalmente la darò ai miei nipoti, nipotini, che ci faranno colazione e merenda. Mi aiuto con la carta e arrotolo in questo modo. Ok, piano piano arrotolo ancora. Ok, e lo chiudo per benino. Bene. Lo lascio chiuso nella carta così arrotolato e lo appoggio in frigo. Mezz'ora, un'ora, giusto per fargli prendere la forma. Bene, amici, spero che questo video vi sia piaciuto. È molto facile fare questa crema, come avete visto. Provateci. Ci vediamo al prossimo video dove vi farò vedere come si fa questo rotolo. Ciao a tutti.